Allora Alessandro, Marco Andrea, indossate pure le cuffie. Sapete che come sempre potete parlare tra voi solo nel momento in cui utilizzate i jolly. Mi sentite bene Alessandro? Sì. Marco sì. E Andrea, perfetto. Sì. Tutto è pronto, che entri l'ultima catena. Andiamo da Alessandro. Tornatore. G. Verdi. Alessandro. Gioco il jolly. Giochiamo subito il jolly. Attenzione, G. E. Giuseppe. Giuseppe Verdi, Giuseppe Tornatore. Alessandro. Giuseppe. Giuseppe Verdi, il compositore, Giuseppe Tornatore. Le liriche più belle e famose. E Tornatore, regista del nuovo cinema Paradiso. Molto bene, andiamo da Marco. Verdi. O. Oh. Vista. Marco. Occhi. Occhi verdi è una tonalità di occhi e la vista, occhi sono l'organo della vista. Vediamo. È giusto. Bravo Marco. Andiamo da Andrea. Vista. P. Fisso. Andrea. Gioco il jolly. Giochiamo il secondo jolly. Aggiungiamo una seconda lettera. P. Vista e punto fisso. Andrea. Punto. Punto di vista, un parere, e punto fisso, avere un punto fisso. Una condizione di partenza, punto fisso. Vediamo, è giusto. Allora Andrea, con te abbiamo chiuso il primo giro. Il montepremi è intatto, 127.000 euro, ma avete giocato entrambi i jolly. Forza, ripartiamo da Alessandro. Fisso. C. Secco. Alessandro. Colpo, fisso il colpo e un colpo secco, un colpo improvviso. Vediamo. Purtroppo no. Dobbiamo andare da Marco, ma con una lettera in più. Fisso, CH, secco. Chiodo, avere un chiodo fisso, cioè un pensiero ricorrente, e secco come un chiodo, magro, magrissimo. Vediamo, è giusto. Bravo Marco, andiamo da Andrea. Secco, F, foglia. Andrea. Fico, non capire un fico secco è una foglia di fico. Adamo ed Eva. Fico secco cioè? Nulla. Nulla. E la foglia di fico, cioè per nascondere un qualcosa, ma senza molto successo. Bravo Andrea. Andiamo a chiudere la catena con Alessandro. Proviamoci. Foglia. M. Bianco. Alessandro. Non lo so. Monte Bianco. Non lo so. Monte. Vediamo. Purtroppo no. Marco, c'è una lettera in più per te. Foglia. M-A. Bianco.
manto, il manto bianco quando nevica, la neve, la foglia e il manto dell'albero, un po' tirata. Sì, è un po' tirata. Era mangiare la foglia, cioè capire tutto, e mangiare in bianco, cioè leggero. Ragazzi, abbiamo 15.875 euro, quindi un montepremi importante che avete difeso, e questo è il valore dell'ultima parola. Allora, giocate anche voi con noi da casa, come ogni sera. Partiamo da bianco. Pia, A finale e il terzo elemento. Allora, così da Chito mi è venuto Panama, che è il cappello. Cappello di Angri. Però che è il cappello di Angri del primo giorno. Esatto. Però andiamo avanti. Altre cose? Pantera bianco? No, sarebbe pantera bianca. Palma? Palma bianco. Pantalone bianco. No. Pantalona, no. Pagina, una pagina bianca, però è bianco. Cos'è bianco? Natale, la neve, il monte bianco, pastiera, pasta in bianco. La pasta in bianco. La pasta in bianco. Però era già la prima. C'era mangiare in bianco che richiamava, non lo so. La pastiera, abbiamo detto, pattina. Pattina. Pagina bianca, l'abbiamo già detto, e no. Quindi panna, bianco panna, tinta di bianco. Bianco quindi panna, le parole possibili sono panna, pasta. Andiamo avanti però. Parata in bianco. Potrebbe. Bianco del matrimonio, l'abito. Parata in bianco, esatto. La parata, nel senso. Nell'abito della sposa c'è qualcosa con Pia? No. Il velo, lo strascico? No. Padella, si dice padella in bianco. No, più pasta. L'imbianchino che bianco, ti dare il bianco. Dare il bianco, il pennello, no. Il rullo. Pittura bianca. Patata può essere bianca, gialla. Marco. Compriamo il terzo elemento perché siamo troppo indecisi. Più che altro su tre che ci sono venute in mente. Allora, dimezziamo. 7.938 euro. Questo è il terzo elemento. Guardate. Pastore. Pasta? No. Panama? No. Panna? Il pastore che produce la panna? No. Un po' tirata, andiamo avanti. Sì, il pastore, pecora, passeggia, no. Passeggia, le greggi. Passeggiata. Il latte, il canto notturno. La casa del pastore. La canto notturno del pastore errante dell'Asia. No. Padella, no. Un campo bianco dopo che nevica. No, pastore maremmano, il cane bianco, però non c'entra niente. Parata, avevamo detto, che non ci sta. Passa del pastore. Bianco come la... Parità, il pastore porta le greggi, il pastore... Pastorizia, no. Pastore può essere anche religioso. Pastore, la palandrana... Palandrana. Palandra. In bianco, il pastore è come prete, l'abito del prete, no. La toga, la veste. La stola, Marco. Panna. Togliete le cuffie. Perché panna, Marco? Bianco panna è una tinta di bianco, bianco panna, bianco sporco, in questo caso bianco panna. Pastore, nella pastorizia c'è anche il caseificio, produrre derivati del latte, tra cui la panna. Pastore nel senso di governa le greggi, poi raccoglie il frutto delle greggi e produce la panna dal latte. L'abbiamo pensata così. Le altre che c'erano venute in poi mente... Poi avete anche immaginato pastore... Ci siamo spostati nel senso di religioso. Perché Andrea era andato su questa direzione e poi voi l'avete accolta. In quel senso chi è il pastore per antonomasia? Il Papa. E veste sempre di bianco. La parola di questa sera è Papa. Peccato ragazzi,
Domani ci riprovate, eh? A domani, buona serata a tutti. E adesso linea al TG1. Ciao. Grazie.